Salve a tutti, io sono Francesco e sono uno studente dell'Istituto Archimede di Napoli e oggi sono qui a parlarvi di un libro che mi ha particolarmente colpito, ovvero l'autobiografia di Zlatan Ibrahimovic, un libro scritto nel 2011 da un giornalista svedese, ovvero David Lagercrantz. Questo libro mi ha insegnato che nonostante le mille difficoltà di una famiglia umile e non molto appunto disponibili di risorse per aiutare i propri figli, un ragazzo se ha un sogno, un obiettivo, non deve porsi limiti e non deve appunto farsi fermare da queste difficoltà che si verranno a creare. Questo libro appunto parla della vita di Zlatan Ibrahimovic, che è cresciuto in un quartiere degradato di Malmo, ovvero Rosengård, e in questo quartiere ricco di malvivenza, lui riesce ad emergere nel calcio che conta. Gioca appunto in squadre di massima serie come ad esempio Inter, Milan, Juventus, ma anche in altre nazioni come il Barcellona in Spagna e il Paris Saint-Germain a Parigi, ovvero in Francia. Questo calciatore ha segnato una parte fondamentale della mia infanzia, perché essendo appunto un grande appassionato di calcio sono cresciuto vedendo tutte le sue partite e apprezzavo e ammiravo ogni gesto e gol che lui faceva.